Ma i vegetariani sono dei pazzi furiosi oppure siamo noi onnivori ad esserlo? Oggi parliamo della dieta vegetariana. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition and Lifestyle Coach e oggi, come promesso, iniziamo la nuova rubrica di video dedicata alle diete e ai regimi alimentari e cominciamo dai vegetariani. Vediamo se i vegetariani sono dei pazzi furiosi e fanno delle cose che non hanno senso, oppure invece se hanno ragione loro e hanno la verità in mano. Oppure se, come sempre succede, la verità sarà nel mezzo. Ma facciamo prima un po' di storia. Ma molto velocemente, poi vediamo anche dove è più diffusa e poi logicamente quali sono i suoi benefici ed eventuali rischi. Vi lascerò anche i link di un paio di studi condotti sulla dieta vegetariana proprio qui sotto nella descrizione del video. Il vegetarianesimo o vegetarianismo, ed è proprio difficile da dirlo, è presente da secoli, ma le prime conferme della sua esistenza vanno indietro nel tempo fino alla civiltà della Magna Grecia. Pitagora fu uno dei primi a rompere le scatole agli studenti con il suo benemato teorema, a portare avanti questa filosofia di non arrecare danno alle specie animali per cibarsene. I greci addirittura avevano un unico termine, la parola zoa, che identificava sia gli animali domestici che gli umani. In varie forme è anche presente nell'induismo antico, dove l'uccidere un animale era permesso solo in casi particolari, ad esempio nei sacrifici o nel caso in cui ci si trovasse in pericolo di vita. Anche i jainisti e i buddhisti seguono tali insegnamenti nei quali si proibisce di fare assolutamente del male ad ogni creatura vivente a scopo alimentare. Una cosa abbastanza curiosa è che sia in epoca antica e greca che in quelle successive, anche gli onnivori che erano soliti mangiare gli animali o sacrificarli avevano comunque delle regole ben ferree prima di poter consumare la carne. In epoca moderna si può dire che il vegetarianismo è nato e prolificato nel Regno Unito. Agli inizi del 600 con Roger Crabbe e poi nel 700 in cui si cominciano a paventare le prime teorie che il vegetariano è uno stile di vita più salutare. Nella metà dell'800 poi si forma la prima società vegetariana, la Vegetarian Society di Kent, e poi le altre associazioni si cominciano anche a sviluppare e a formare nel resto del mondo, come in Germania e negli Stati Uniti d'America. In Italia la prima associazione nasce solo nella seconda metà del Novecento. Ai giorni nostri si può dire che il boom sulla discussione relativa all'alimentazione vegetariana nasce nel 1975 ad opera di Peter Singer, che pubblica il suo video molto famoso Liberazione animale. Ci sono diverse ragioni per le quali uno diventa vegetariano. Possono essere etiche, religiose, ambientali o salutiste. Su questo video mi soffermo solo dal punto di vista sulla nutrizione relativa alla salute. Questo per vari motivi. Premetto che non sono vegetariano, ma consumo regolarmente carne, ma non per questo non sono concorde con le motivazioni che portano a queste scelte. Dal punto di vista etico mi trovo perfettamente in sintonia con chi fa questa scelta. Le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi sono pessime, per quanto se ne possa dire in giro. Sotto il profilo religioso non mi permetto assolutamente di mettere bocca, perché lo considero poco rispettoso. Dal punto di vista ambientale invece noto come la sovrapproduzione di carni e pesci ad uso alimentare sta causando non pochi danni all'ecosistema terrestre, ma si tratta anche di questo di un territorio abbastanza lungo e complesso, per cui non mi concentro su questo aspetto, ma solo su quello nutrizionale. Vegetariani sotto il loro cappello includono anche i vegani, o detti anche vegetaliani, poi i crudisti ed i fruttariani. Inoltre anche il vegetarianismo ha delle ulteriori piccole divisioni, come coloro che evitano ad esempio i prodotti caseari o mangiano le uova o viceversa, o chi elimina tutte e due le cose. Ma essere vegetariano porta veramente ad essere più in salute? Ci fa dimagrire prima? Aiuta a prevenire le malattie croniche come il diabete? Sono verità oppure sono tutte cavolate? Beh, in realtà la risposta è molto più complessa di quanto si pensi, ma allo stesso tempo è anche di semplice intuizione. La nutrizione di per sé viene vista come una scienza relativamente recente, e in realtà lo è una scienza recente, per cui vediamo assieme anche attraverso analisi di alcuni studi di cosa stiamo effettivamente parlando. Per esempio, uno studio polacco del 2014 ha cercato di capire quali siano i rischi e i benefici nell'appropriarsi di una dieta, diciamo, di tipo vegetariano e di valutarla in funzione di una dieta onnivora. E qui mi ripeto, ma voglio essere chiaro, ne parlo solo dal punto di vista nutrizionale, non etico o altro. Molto spesso infatti si sono associate variazioni alla dieta per portarla a un regime vegetariano come ragioni primarie dello sviluppo di una carenza proteica, dell'anemia, del calo di livello di creatina
che è un importante prodotto intermedio nella produzione di ATP, che è il nostro carburante, il carburante del nostro organismo. Ma come dicevo prima, la verità sta sempre nel mezzo. Infatti, quando si parla di un regime alimentare vegetariano bilanciato, bisogna prendere sempre in considerazione gli alimenti che vengono eliminati, per cui carne, pesce, molluschi, pollame, eccetera, e sostituirli con fonti che possono apportare in termini proteici e di nutrienti le stesse quantità, affinché così il nostro organismo possa funzionare in maniera perfetta. Sembra facile, ma non lo è, nel senso che bisogna programmare, bisogna sapere cosa eliminiamo e sostituirlo in maniera adeguata. Se ad esempio prodotti caseari e uova non vengono rimossi, siamo già messi meglio. Per esempio, un uovo di grandezza media ha circa 7 grammi di proteine e 5 grammi di grassi, per cui con due uova sode, strapazzate o cucinate come meglio volete, introduciamo 14 grammi di proteine e 10 grammi di grassi e in più tanta vitamina A, D e potassio. Una fettina di carne di manzo in più o meno dello stesso peso ha circa 34 grammi di proteine e 10 grammi di grassi. Un branzino grigliato ha circa 24 grammi di proteine, per cui capite bene che la carenza proteica può essere parecchio intensa se non mangiamo alimenti diversi. Non sono qui a fare la pubblicità sulla carne, ma bisogna organizzarsi. Ad esempio, 100 grammi di tofu contengono circa 16 grammi di proteine, mentre 100 grammi di tempeh ne contengono 20, per cui bisogna fare le cose con un determinato criterio. Un'altra cosa da tenere in considerazione è la possibile carenza di vitamina B12 per i soggetti che ad esempio abbiano una dieta piuttosto vegetariana, piuttosto vicina a quella vegana. Questo perché la carenza di vitamina B12 provoca anche un innalzamento della omocisteina, che può provocare problemi cardiovascolari e dare delle disfunzioni del ciclo mestruale. Una volta fatte queste premesse, ci sono veramente dei benefici nello essere vegetariani? Sicuramente sì. Innanzitutto si aumentano le porzioni di frutta e verdura, con tutto quello che ne viene e che ne comporta, come ad esempio una maggiore presenza di fibra alimentare, utilissima per la nostra flora batterica, e che, come sapete, innalza il rafforzamento del nostro sistema immunitario. In seguito girerò anche un video sulla connessione fra microflora intestinale e il nostro sistema immunitario. Sempre per questi motivi, la quantità di vitamine e sali minerali sarà sicuramente maggiore. Ci sono anche benefici sul nostro indice di massa corporea e quindi dovremmo perdere più peso. Questo perché, se ben applicata, la verdura e la frutta, con il loro alto contenuto di fibra alimentare ed acqua, tendono a darci un senso di sazietà che si protrae di più nel tempo. Inoltre, se ai vostri pasti mangerete come prima cosa la verdura, eviterete anche di abbuffarvi, tra l'altro questo lo menziono in molti dei miei video precedenti. Inoltre, diminuendo i grassi di natura animale, si possono anche abbassare i rischi di inficiare il nostro metabolismo dei grassi e quindi a diminuire la possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Tra l'altro, studi sul fatto che una dieta vegetariana possa diminuire la possibilità di sviluppare il diabete sono stati fatti e si stanno anche ancora facendo. Le conclusioni, a dire la verità, sono un po' contraddittorie, perché non si riesce a trovare un campione omogeneo da poter seguire. Mi spiego meglio: nello sviluppo del diabete entrano in gioco tantissime altre variabili che sono legate magari a culture culinarie o religiose, e anche di questa raccolta di dati che non possono essere sempre affidabili. Tra l'altro, se avete visto il video sulle allergie, sapete a cosa mi riferisco. In linea di massima, molti studi sono concordi che una dieta vegetariana porti a una riduzione dell'indice di massa corporea e riduca la concentrazione di colesterolo nel plasma e la riduzione delle coronopatie. Questo fattore è stato anche studiato da uno studio fatto dalla Università di Cambridge, per il quale vi lascio anche il link in descrizione, così come per gli altri studi che ho menzionato come riferimento per questo video. In particolare, per le coronopatie, lo studio di Cambridge ha stimato che si possono evitare 40.000 morti all'anno per questo problema. Io sono un fan sfegatato della carne, ma comunque sono consapevole di questi benefici, per cui tendo a limitare il consumo della carne rossa, come ad esempio il manzo, e per il quale farò sicuramente un video per vedere se è vero che il suo eccesso possa portare a tumori. Naturalmente, una bistecca una volta a settimana accompagnata da una bella insalatona non crea assolutamente problemi, e nel caso in cui siate vegetariani solo perché avete paura delle conseguenze mediche della vostra nutrizione. Per cui, per concludere, ci sono evidenze che una dieta vegetariana possa portare taluni benefici, soprattutto a livello cardiocircolatorio, ma questo non è detto che sia l'unico vantaggio, perché alcuni studi ancora non sono abbastanza omogenei nei loro risultati. Detto questo, mangiare carne saltuariamente non sembra inficiare questi vantaggi, in quanto non si tratta di una cosa abitudinaria, ma fatta in maniera sporadica.
Un consiglio che posso darvi è di evitare, come la peste, sostitutivi vari preparati solo per ricordarvi i sapori degli onnivori, come preparati che vi ricordino il sapore dell'hamburger o della bistecca, o se siete vegani per esempio dell'uovo o del gorgonzola. Se avete fatto questa scelta siate coerenti, perché troppe volte rischiate di cadere nella trappola di ridurvi a mangiare schifezze di fattezza assurda, quando il vostro stile di vita alimentare dovrebbe invece essere il più naturale possibile. La lettura delle etichette dei prodotti che comprate vi sarà sicuramente di aiuto. Imparate a leggere le etichette ed evitate di comprare prodotti troppo industriali, ma concentratevi sulle cose più naturali come la verdura cruda, i legumi e così via. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, sto lavorando per riuscire a pubblicare almeno 2 video a settimana, così non sentirete la mia mancanza per troppo tempo. Vi manco, vero? Da poco anche tutti i miei video sono pubblicati sotto forma di podcast, per cui solo audio, nel caso non abbiate tempo di guardare i video, e li potete ascoltare con la mia voce soave, con accento tipicamente calabro irlandese italiano. Basta che ricerchiate Pasquale Di Canello. Troverete i miei podcast su Spreaker, iTunes e Spotify. Vi voglio ricordare che sono anche presente sui social networks come Facebook e Instagram, e da poco tempo anche su Twitter. E poi su YouTube, come al solito, pubblico solo ed esclusivamente i miei video. Se siete curiosi anche su chi sono e cosa faccio, potete visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Vi lascio andare per oggi. Spero di non avervi annoiato e vi lascio col mio motto: Eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!